schiaccia play, premi like, ci stanno le tigre online. Clicca e condividi, uomo che non basta mai. Mamma Maxi Milk che sta a capo di tutto il branco. Qui non basta il rango alto, se a giocare non si scaltro è ombre. Matalo, matalo, camperon dietro la cru. Devi iscriverti al canale Maxi Milk su YouTube. Traditi tutto e di più, forza fallo pure tu. Perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un nuovo glitch per poter mettere qualunque veicolo dentro la base operativa e allo stesso tempo fare un money glitch ragazzi, da fare in due. Allora, per fare questo glitch dovete stare in mira manuale, il vostro amico che vi sta aiutando deve avere un personaggio, potrebbe anche essere il secondo, senza nulla, senza base operativa e senza Wenger. Comunque non devi avere la Wenger comprato. A questo punto il nostro amico andrà in community e farà un partecipa sessione, mentre noi che cosa dovremo fare? Andremo in impostazioni a Wenger e metteremo accesso al veicolo nessuno. Quindi, come vedete, il nostro amico sta andando in una community per fare un partecipa sessione. Quindi a questo punto ragazzi accetterà il primo messaggio, e avendo una modalità di puntamento diversa, perché comunque siamo in manuale, gli rimarrà questo messaggio e dovrà fermarsi in questo messaggio. Quindi noi che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo premere freccia destra, poi cerchio e posizionarci su esci dalla base operativa. Ci prepariamo a chiudere l'applicazione, quindi schiacciamo X per uscire dalla base operativa, subito tasto PS e chiudiamo l'applicazione. Questo glitch funziona sia per gli utenti di PS4 che di Xbox One, quindi lo potete fare tranquillamente. Quindi a questo punto il nostro amico che cosa farà? Andrà ad invitarci a giocare, farà un giochiamo insieme, insomma. Aspetteremo l'invito del nostro amico, aspetteremo che caricherà il gioco e quindi dopodiché andremo ad unirci alla partita del nostro amico. Come ho già detto ragazzi, con questo metodo lo potete fare su entrambe le console, non so su PC come funziona, non credo che funzioni, non lo so comunque, ma facendo questo metodo funziona su entrambe le console. Quindi allora, adesso vi faccio vedere la data in cui ho registrato il video, ragazzi. Come state vedendo, è la data di oggi. Certo, l'ora è un po' prima, perché purtroppo ci si mette molto tempo per renderizzare questi video e, diciamo, sincronizzarli questi video. E quindi pure per questo ieri ho impiegato molto tempo nel fare il video, ho impiegato un pochino di tempo, poi mi è salito pure il nervosismo, quindi potete anche capire, insomma. Anzi, chi edita YouTube, cioè chi edita video su YouTube come me può capire, gli altri non credo possano capire. Quindi a questo punto accettiamo l'invito alla partita del nostro amico e andremo a unirci alla partita. Quando arriveremo nella nostra base operativa noteremo che il nostro amico con tutta l'opzione cambiata della Wenger, lo vedremo comunque seduto al posto di guida, però può anche non verificarsi, magari può anche non trovarsi al posto di guida ragazzi, eh? L'importante è che comunque lo vediamo nella base operativa dentro la Wenger. Quindi noi che cosa dobbiamo fare ragazzi? Dobbiamo andare in Start, Online, Attività create da Rockstar, Missioni e avviare una missione. Avviate un lavoro da titano, quello che volete voi avviate. Quindi a questo punto il nostro amico che cosa dovrà fare? Andrà nel party e dovrà unirsi a noi, farà un partecipa a sessione, si unirà a noi
e aspetterà qualche secondo in questa schermata. Intanto noi che cosa dovremo fare? Dovremo premere il tasto cerchio per uscire dall'attività. Dovrà aspettare il nostro amico in maniera tale che l'invito si carichi. Quindi quando avrà aspettato qualche secondo, premerà cerchio per skippare il messaggio, si fermerà su questo messaggio, noi usciremo e lui accetterà tutti quanti i messaggi. E a questo punto saremo in due dentro la base operativa con il nostro amico sbaggato, che avrà la possibilità di poter guidare qualunque veicolo dentro la nostra base operativa. Infatti, se guardate, il nostro amico è invisibile al radar, non c'è nella base operativa. Allora, se lo vedete nella base operativa, vuol dire che avete sbagliato qualcosa. Se non lo vedete, vuol dire che è tutto giusto, ragazzi. Quindi a questo punto possiamo cominciare a duplicare, se vogliamo duplicare, o a mettere i veicoli che vogliamo mettere nella nostra base operativa. Con questo glitch possiamo mettere di tutto nella base operativa, come state vedendo, dal bombusca ai veicoli speciali, quindi non c'è nessun genere di problema. Qui aspettiamo il nostro amico che viene a darci una mano. Allora, il nostro amico tiene premuto triangolo, quando tocca la portiera noi scendiamo, automaticamente passerà al posto di guida e saremo pronti a fare il glitch. Andrà a posizionare il veicolo al solito posto, ragazzi, in maniera tale che potremo teletrasportarci tranquillamente nel veicolo, e il gioco è fatto, ragazzi. L'unica cosa che dovete fare è dovete curarvi di avere una LGRH8 fuori dalla base operativa. In primis, mi raccomando, cercate di mettere l'auto in una posizione buona, cioè in questo modo, in maniera tale che vi faccia il teletrasporto. Quando siete sicuri che il personaggio si teletrasporta nell'auto, allora potete fare tutto. Dovete tappare gli sportelli, in pratica, ragazzi. Quindi uscite dalla base operativa e chiamate una LGRH8, in questo caso se volete fare la duplicazione. Se invece volete mettere una BMX al posto della Sultan, dovete avere una LGRH8, e fuori dovete avere una BMX. Il glitch è abbastanza semplice. Se volete mettere un aereo LGRH8 dentro la base operativa e aereo fuori, un veicolo speciale LGRH8 e il veicolo speciale fuori, ragazzi. Penso di essere stato abbastanza chiaro con questo video. Vi faccio rivedere ancora la data di oggi, intanto che aspettiamo la LG. Con questo glitch, ragazzi, potete anche non avere targhe personalizzate. Perché? Perché l'auto che noi andremo a duplicare prenderà la targa della LGRH8 che abbiamo fuori, in questo caso. Quindi andremo nella base operativa, rientriamo, a me mi ha decamminato, quindi arrivo con la macchina qui. Rientriamo nella base operativa e facciamo il giochino del teletrasporto per poter uscire con la Sultan dalla base operativa. Curatevi sempre che dal punto giallo si teletrasporti in auto, come avete appena visto, e una volta che siete sicuri che dal punto giallo si teletrasporta in auto, andate vicino al punto giallo, fate comparire il messaggio in alto a sinistra e premete X e triangolo insieme. Automaticamente verrete buttati fuori dalla base operativa con la Sultan, e la Sultan in questo caso, io ho la Sultan, però voi potete usare una qualunque auto custom, solo auto custom, non auto di lusso e non deluxe, ragazzi. Così mettiamo i puntini sulle i, evitiamo domande stupide e tutto il resto. A questo punto chiamate il centro operativo, vi dirigete verso il vostro centro operativo,
mettete l'auto nel centro operativo per salvarla e poi l'andate a mettere in un garage qualunque, ragazzi. Il glitch è semplicissimo. Ieri ho visto 3 o 4 after patch di questo glitch, però ieri ho portato quello che a me sembrava un po' più facile, poi ne ho trovato un altro che anche questo è veramente facile, però quello di ieri funziona benissimo. Che altro dire, ragazzi, il glitch è questo, approfittatene. Con questo glitch potete mettere, come ho già detto, la BMX nella base operativa per poter fare il glitch da fare in soli. Detto questo, un saluto a tutti, al prossimo video, ciao a tutti. See you.